Beh, gli stati generali dell'ingegneria sono una festa per, diciamo, la vostra categoria professionale. Lei è un ingegnere, ma soprattutto rettore del Politecnico in questa fase. Insomma, gli ingegneri a servizio di una città. Sì, è una festa, ma non è un qualche cosa per analizzare dove siamo oggi, ma soprattutto per tracciare le nuove sfide che l'ingegneria deve fare nei prossimi anni. Due messaggi chiavi. Un'ingegneria che comunque aperta a tutti i grandi settori interdisciplinari necessari per le grandi sfide globali che abbiamo, due, la persona, l'uomo vitruviano di Leonardo al centro comunque del progresso ingegneristico. Si chiude l'anno leonardesco, si apre la sfida delle Olimpiadi. Sì, è proprio questo un po' il tema. Dopo un decennio di grande specializzazione, di spinta alla specializzazione, oggi abbiamo bisogno di multidisciplinarità e interdisciplinarità. Leonardo, prima di tutto, era ingegnere artista, era anatomo idraulico e quindi questo è il messaggio che vogliamo portare. Naturalmente guardiamo avanti, sei anni per arrivare con un'ingegneria pronta alle grandi sfide di un'Olimpiadi 2026 che avrà lo stesso successo di Expo.